cordiale saluto da parte mia e di tutta la redazione di Teleprima e ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG che apriamo con la crisi di governo perché il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo aver parlato nella giornata di ieri presso la Camera dei Deputati, ha parlato anche questa mattina presso il Senato della Repubblica. Andiamo ad ascoltare sul punto un breve estratto delle parole del Premier sulla crisi di governo. All'inizio di questa esperienza di governo, il 9 settembre 2019, prefigurai proprio in quest'Aula un chiaro progetto politico per il Paese. Precisai subito che il programma sul quale mi accingevo a chiedere la fiducia al Parlamento non si risolveva e non poteva risolversi in una mera elencazione di proposte eterogenee, né tantomeno in una sterile sommatoria delle posizioni assunte da ciascuna delle forze politiche che avrebbero sostenuto la maggioranza. Già allora ero consapevole che un'alleanza tra formazioni politiche provenienti da storie, tradizioni, esperienze e culture differenti, che per giunta si erano anche contrapposte, a tratti anche in maniera molto aspra, nel più recente passato, ecco, non poteva nascere questa alleanza solo sulla base di due discriminanti fondamentali. La prima, non una estrinseca adesione, ma un convinto ancoraggio ai valori costituzionali, tra cui primato della persona, lavoro, l'uguaglianza nella duplice veste formale e sostanziale, tutela dell'ambiente. E poi ancora la solida vocazione europeista del nostro Paese, in modo da realizzare anche più appieno l'interesse nazionale, da consentire all'Italia di tornare protagonista nello scenario europeo e contribuire a far recuperare all'Unione Europea intera la posizione di leadership nell'attuale contesto geopolitico internazionale. E sin dal momento dell'elaborazione del programma, alla quale mi dedicai anch'io insieme alle delegazioni delle forze politiche di maggioranza, perché facemmo tutti in modo insieme che si delineasse la prospettiva di un disegno riformatore ampio e coraggioso. Contagi Covid nazionali. Il più recente bollettino fa registrare 8.824 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, con un aumento di 0,4 punti percentuali rispetto alla giornata precedente che ne aveva come positivi 12.545. Di questi positivi riscontrati, 2.482 sono stati identificati con i test rapidi inseriti nel bollettino dallo scorso 15 di gennaio. I decessi sono stati 377, in aumento dello 0,5%, per un totale da inizio pandemia di 82.554 vittime. Le persone guarite sono state 14.763, più 0,8 rispetto alla giornata precedente, quando ne erano state 16.510. Gli attuali positivi sono attualmente 547.058, cioè meno 6.316 persone rispetto alle 24 ore precedenti. Il tasso di positività è stato del 5,6%, ovvero su 100 tamponi processati più di 5 sono risultati positivi. Scendono i contagi anche per quanto riguarda la regione Campania, secondo quello che è il consueto bollettino che potete vedere ora in grafica dell'unità di crisi della protezione civile regionale, con 714 positivi, di cui 26 identificati dal test antigenico rapido, con 613 asintomatici e 75 sintomatici. I tamponi del giorno sono stati 7.758, di cui 232 antigenici. Per quanto riguarda i deceduti, sono 25 nelle ultime 48 ore contabilizzati di questi deceduti 19 appunto in precedenza. I guariti 1.138. Per quanto riguarda invece il report
di posti letto su base regionale, su 656 posti di terapia intensiva disponibili ne sono occupati 94, mentre invece per quanto concerne la degenza ordinaria 3.160 posti a disposizione e 1.448 ne sono quelli occupati. Ancora un cambio di programma deciso unilateralmente da Pfizer nella consegna dei vaccini destinati all'Italia. Questo si apprende da fonti del commissario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri. Dunque la casa farmaceutica statunitense ha consegnato circa 48.000 dosi delle 397.000 previste per questa settimana dopo il taglio delle 165.000 deciso per venerdì. Nella giornata di domani ne arriveranno soltanto 53.820 e mercoledì le restanti 241.000. La comunicazione è stata data dalla Pfizer alle ore 17 agli uffici del commissario, spiegando comunque che questo ritardo è dovuto comunque ad un piano di distribuzione che verrà risolto soltanto nelle prossime settimane. Un ulteriore ritardo inaccettabile, ha detto il commissario Arcuri, comunque deplorando quella che è la decisione di Pfizer di ritardare ulteriormente questa consegna. Ecco perché ci sarà una riunione con le regioni che hanno appunto scritto al commissario chiedendo un intervento sul punto. È un'opzione quella di mettere appunto una sorta di meccanismo di solidarietà con cui chi non ha più dosi nei magazzini le va a cedere alle regioni che invece ne hanno di meno e che comunque sono tenute ad effettuare i richiami. Ci spostiamo a Napoli perché nella zona Flegrea anche le prostitute e i parcheggiatori abusivi pagavano una tangente ad un clan per poter esercitare la loro attività. Dall'alba è in corso un'operazione dei carabinieri del comando di Napoli coordinati dalla direzione distrettuale antimafia della locale procura con diversi arresti nei quartieri partenopei. Sono state molteplici le estorsioni da parte del clan a queste attività imprenditoriali e commerciali. Le indagini appunto hanno permesso anche di acquisire alcuni elementi probatori relativamente ad una gestione mafiosa dei parcheggi abusivi in prossimità dei locali notturni dell'Arena Flegrea. I parcheggiatori in particolare dovevano pagare una tangente di almeno 200 euro a settimana. Restiamo a Napoli perché quasi 23.000 articoli per la cosmesi nonché mascherine contraffatte sono state sequestrate dal comando provinciale della Guardia di Finanza in una profumeria di Portici. I finanzieri della compagnia hanno scoperto che nel retro del negozio erano presenti anche attrezzature per confezionare ed etichettare i prodotti. Sono stati sequestrati circa 11.600 articoli contraffatti tra cosmetici e mascherine facciali, nonché 65 litri di diluenti, additivi e prodotti per la cosmetica, sequestri amministrativi anche per oltre 11.000 prodotti di bellezza messi in commercio senza l'etichettatura. Il titolare, un 36enne di Cercola, è stato denunciato per ricettazione e contraffazione, oltre a essere stato segnalato dalla Camera di Commercio per aver violato quelle che sono le disposizioni del Codice del Consumo. Si trovava in un appartamento di Napoli il Salvator Mundi, un dipinto di scuola leonardesca di ingente valore, risalente al XV secolo e facente parte di una collezione custodita presso il Museo Doma della Basilica di San Domenico Maggiore nel capoluogo partenopeo, che è tornato nella giornata di ieri nella cappella Muscettola da cui era stato trafugato. A trovarlo sono stati gli agenti della sezione reati contro il patrimonio della squadra mobile durante una particolare indagine che li ha portati in via strada provinciale delle Brecce. Il proprietario dell'appartamento dove è stato rinvenuto il famoso dipinto è stato trovato e è ad un 36enne del luogo sottoposto a fermo con l'accusa di ricettazione. Ci spostiamo ora a Caserta, nuovo bollettino dell'ASL nella giornata di lunedì 18 gennaio. Ci sono 115 nuovi positivi al tampone molecolare, cui si aggiungono 244 guariti e 9 deceduti. I tamponi processati sono stati però pochi, solo 844, per un tasso di positività in nuova risalita che si ferma al 13,6%. La città che fa registrare
il maggior numero di positivi è Maddaloni con 266, c'è poi Mondragone con 205 e Marcianise con 183. Intanto prosegue incessante la campagna di vaccinazione sul territorio. Con riferimento al pomeriggio di ieri sono state somministrate 15.264 dosi, ma la Regione Campania ha comunque confermato che proseguiranno le vaccinazioni nei prossimi giorni, una volta arrivate le dosi del vaccino Pfizer. Chiudiamo con il calcio. Dopo la vittoria importante contro la Fiorentina in Serie A, il Napoli prepara la sfida di Supercoppa contro la Juventus in programma al Mapei Stadium alle ore 21. Gli azzurri valutano le condizioni di Petagna, uscito acciaccato dal match di domenica per un fastidio al polpaccio. Dubbi anche per quanto riguarda Dries Mertens, mentre invece Gattuso sta valutando l'ipotesi di Irving Lozano, falso 9, con Zielinski alle sue spalle e Politano a Insigne ai suoi lati. A centrocampo conferme per Demme e Bakayoko, in difesa Koulibaly, Manolas, tra i pali nuovamente Ospina. Per quanto riguarda invece le scelte di Andrea Pirlo, sono quasi obbligate quelle del tecnico bianconero. In attacco Ronaldo e Morata, a centrocampo Bentancur è sicuro di una maglia da titolare insieme a Federico Chiesa e Weston McKennie. In difesa possibile la conferma, come si è visto con l'Inter, della coppia Bonucci-Chiellini. Un'ultimissima flash anche per quanto riguarda il mercato: sfuma la pista del Napoli per Junior Firpo, rimane in piedi invece l'ipotesi Emerson Palmieri, mentre per Milik è quasi tutto fatto per il suo passaggio al Marsiglia. E con il calcio chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora nel pomeriggio con il flash delle ore 18. Da parte mia, grazie per averci seguito e arrivederci.